Darius Victorson, Veone Ladral, e immediatamente dopo aver terminato il precedente vlog, si sta caricando in questo momento, l'ho finito appena 30 secondi fa, inizio col commentare il non episodio della terza stagione della Leggenda di Korra, l'appostamento, ma naturalmente, come ho detto, anche questo titolo verrà tradotto in maniera diversa quando l'episodio verrà prodotto in Italia. Comunque, allora, in questo episodio viene non incentrato, viene messo, diciamo, sullo sfondo il fattore mondo degli spiriti, e questa cosa io l'ho apprezzata abbastanza perché il fatto che il mondo degli spiriti e il mondo degli umani siano ormai in comunicazione, non, a questo fattore non veniva data moltissima importanza se non quando nei primi due episodi non aveva avuto l'importanza che avrebbe dovuto avere, da quel che avevamo capito, dal finale della seconda stagione. Ci aspettavamo qualcosa di stupendo, stupefacente, che, vabbè, naturalmente sì, i Dementori dell'Aria sono tornati, eccetera, eccetera, però mi piacerebbe se avesse avuto più rilievo il fattore proprio spiriti. Ma vabbè, qui c'è, ci sono naturalmente spiriti grandi, piccoli, che bazzicano per il mondo degli umani, grandi, piccoli, molti sembrano personaggi del mio vicino Totoro. È una cosa che appunto ho apprezzato. Poi per il resto ci arriveremo. Il team Avatar in questo episodio naturalmente arriva in questa oasi popolata non solo da umani, appunto, anche da spiriti, e il fatto che siano ricercati dalla regina della terra dimostra che ormai il regno della terra è quasi totalmente, si è quasi totalmente diviso dal resto delle nazioni e soprattutto dalla Repubblica delle Nazioni Unite. Tutto ciò a causa dello stereotipo della regina egoista, e l'Avatar naturalmente non viene più ritenuto un alleato, un amico del regno della terra, e soprattutto della reggente in questo caso, come invece lo era Aang. Poi naturalmente qui ritroviamo Ai Wei. Poi mi è piaciuta anche molto la scena non sapete quanto ci ho riso. Nella scena in cui lo credevo che quei due fossero cacciatori d'Italia, invece erano solamente ammiratori. Quella mi sembrava un po' una maniaca, un po' ossessionata, ma tant'è, il fattore fangirl e fanboy, naturalmente, come abbiamo potuto vedere. Poi è stato, diciamo, riproposto appunto il fattore meditazione trattino mondo degli spiriti. Ai Wei naturalmente vediamo che viene punito da Zair, viene mandato nella nebbia nella quale c'erano tutti gli spiriti perduti. Nella scorsa stagione mi era piaciuto, sì, mi era piaciuto molto, sono rimasto davvero sorpreso e anche felice di aver visto, anche se per pochi secondi, il generale Zhao. Mi è piaciuta molto la sua ossessione, devo ritrovare l'avatar, devo trovarlo, devo ritrovare. Mi è piaciuta molto la sua ossessione, eccetera, eccetera. Comunque, chiusa piccola parentesi, mi piace il fatto che Zair si metta a completa disposizione dell'Avatar. Questo potrebbe rendere un fattore leggermente intimidatorio, questo perché sembra che Zair sia ormai sicuro di quello che fa, sia certo che quello che fa arriverà a buon fine. Per questo dice: sì, tu puoi dire quello che vuoi, io ti posso dire quello che vuoi, intanto c'è bisogno, mamma mia, sembra che ci sia olio sulla fronte, mamma mia. Sembra che ci sia luce fotonica, ma lasciamo stare. E finalmente vediamo, scopriamo chi sono veramente questi quattro. Scopriamo del Loto Rosso, che come ha detto lui è quello che sarebbe dovuto essere il Loto Bianco. Mi piace molto, non è una tiratura di trama, per fortuna. Mi piace molto il fatto che la tra virgolette filosofia che l'ordine del mondo debba derivare solamente dal caos, quindi loro apprezzano ciò che aveva cercato di fare il Signore del Fuoco, cioè aveva cercato di fare la Nazione del Fuoco durante la Guerra dei 100 anni. E piccola sorpresa, non viene, diciamo,
ingrossata così tanto del fatto che una LAC facesse parte del Loto Rosso, infatti non viene così innalzata perché aveva lasciato il Loto Rosso quando aveva deciso appunto di, di diventare un avatar oscuro, ma tant'è. Il fattore, diciamo, che quando lei chiede che cosa davvero vogliono da lei, il fatto che lui non le risponda subito, io penso che la vo a mio parere, poi potrebbe anche non essere giusto, il prossimo episodio potrebbe smentirmi come mi ha già smentito diverse volte questa sera, credo che la vogliono uccidere, oppure magari che la vogliono assoggettare ai loro scopi, chi lo sa. E poi mi è piaciuta, anche se è durata poco, la battaglia tra Mako Bolin e il dominatore della lava e la dominatrice dell'acqua senza braccia. Mi piace pensare che il dominatore della lava sia un parente di Akainu, ma vabbè, la citazione. E niente, ormai sono tutti diretti, come ho potuto vedere, a Ba Sing Se, e a quanto pare, dato che ormai tutti si incontreranno a Ba Sing Se, sia i quattro dell'Apocalisse, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, sia il team Avatar, a lot of shit is going to happen, come si sorrebbe dire. E boh, nient'altro. Vediamo cosa ci riservano queste quattro puntate dai titoli fighissimi. Ho visto poco fa dei titoli fighissimi: l'ultimatum, lunga vita alla regina, il veleno del Loto Rosso. Oh, bellissimo, non so se è veleno al Loto Rosso, non mi ricordo, ma l'ultima puntata era veleno e Loto Rosso, non ricordo. Titoli fighissimi, non so cosa aspettarmi, spero proprio che mi soddisferanno, ma naturalmente lo faranno. Si inventeranno naturalmente, spero, qualcosa di fighissimo come è stato per lo spirito di Avatar, di Korra, come ho detto, la Korra alta 30 metri, che spacca con il crack. Spero si inventeranno qualcosa di ancora più figo, anche se spero che inventandosi qualcosa di più figo non rovinino troppo la serie, o non sia tutto, distrugge tutto e boom 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 bam fine, come ormai sta diventando Naruto. Vabbè, e nient'altro, ci vediamo al prossimo vlog, ditemi qua sotto cosa ne pensate e alla prossima puntata, ciao!